Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei top e dei flop del periodo. Allora, non ho tantissime cose da mostrarvi, comunque ho due top, un ni e un no. Allora, parto dal prodotto no, che è questo balsamo per capelli al cocco di Organic Shop, questo qua. Questo mi era stato regalato da una mia amica che aveva iniziato ad utilizzarlo ma non gli era piaciuto, quindi me l'ha passato a me, ma anche a me non è piaciuto. È un balsamo idratante con cocco biologico e burro di karité. Allora, io sono arrivata qua, quindi ho superato di poco la metà. Allora, la confezione così è molto comoda, soprattutto in doccia, è un balsamo non troppo denso, quindi si riesce molto bene a prelevarlo con questo tipo di packaging, quindi pack mi piace. La profumazione è una profumazione di cocco che però a me non fa impazzire. Con le profumazioni al cocco è un po' un rapporto di amore e odio, in genere non mi fanno impazzire, quello è soggettivo. Il fatto è che questo balsamo non fa niente. Io ho dei capelli molto molto sottili, lisci, privi di volume, che si annodano in una maniera incredibile. E siccome soffro di emicrania, non sopporto quando con la spazzola ci metto troppo a districarli. Questo è come non mettere niente, non districa assolutamente i capelli, non li idrata, non li ammorbidisce, non fa nulla, non li appesantisce, però è come non metterlo. Quindi non è un prodotto che finirò, ma che assolutamente non andrò ad acquistare perché è un po' un patimento utilizzarlo, non ha senso. Ho anche la maschera, sempre di questa linea, appena finisco questo utilizzo la maschera. La maschera l'ho utilizzata per ora una volta sola e non so se mi piace o no, ma mi sa di no. Comunque, prima di esprimermi sulla maschera finisco questo e poi vado a testare bene quella, però questo veramente per me è no. Cambiando categoria, passando alle mani, un prodotto che mi sta piacendo tanto, che in questo momento non si trova ma che in estate puntualmente viene tirato fuori, è questa crema mani della Sien linea Tropical Summer, un boccione gigantesco da 300 ml pagato tipo un euro e qualcosa. Vi ho fatto la review sul mio blog di questo. L'incio è buono, la confezione è comodissima. Io la tengo sul comodino ed è veramente comoda. Ne basta poco, è una crema dalla texture molto molto leggera, non fascia bianca, non unge, non appiccica, va comunque massaggiata un pochino, non si assorbe alla velocità della luce, bisogna un pochino massaggiarla, lascia le mani super super morbide, belle nutrite, per niente unte, quindi è ottima anche da applicare durante la giornata, perché appunto non ungendo le mani si possono fare comunque altre cose. Ovviamente con questo pack non possiamo mettercelo in borsetta, però per esempio da tenere in ufficio in casa è comodissimo. Io, come si può vedere, sono qua ma lo sto utilizzando da tantissimo, perché basta una pompettina sola di prodotto, ne esce veramente poco e quella piccola quantità basta. Mi piace tanto, è un prodotto che ogni estate la Lidl tira fuori questa linea Tropical Summer, non sempre però ha le stesse referenze. Questa crema mani ho visto che esce tipo un'estate sì, un'estate no, una roba del genere. Comunque io ve la segnalo perché se tante volte dovreste trovarla, prendetela. Sono 300 ml, pochissimi soldi, un buon inci, tanta quantità di prodotto, quindi veramente ottima, soprattutto in questo periodo dove si utilizzano molto i gel per le mani e quindi le mani tendono a seccarsi di più, questo è fantastico. Balsamo per le labbra Be Natural al mango, questo qua l'avevo acquistato al DM a Berlino. Ho visto che almeno nel mio DDM non c'è, non so se in altri si possa trovare questo prodotto. Comunque, su internet se cercate Be Natural lo trovate, comunque da acquistare su internet, è un buon prodotto. Allora, la profumazione non è una profumazione eccessiva, non è una profumazione forte, quindi è molto delicata, qua sulle labbra non si sente. Idrata molto molto bene le labbra, le nutre, si sente
che avete applicato qualcosa sulle labbra, ma non è fastidioso, non si sposta in giro per mento, bocca, rimane lì dov'è. Io lo applico la sera, ne metto una buona quantità, al mattino ho ancora il balsamo labbra sulle labbra e le labbra sono molto molto morbide, molto nutrite, lisce, è veramente molto buono. L'unica cosa è che io ho preso quello con il pack un pochino difettoso, quindi ogni tanto si blocca, però a parte questo, un ottimo prodotto. È un prodotto naturale, ha dei buonissimi ingredienti e ha 4,2 grammi, mi piace veramente tanto, quindi questo ve lo consiglio. Non so se ci sono altre profumazioni, non ne ho idea, però se cercate un buon balsamo naturale, che appunto nutra le labbra, questo è consigliato, perché anche le labbra, come le mani, per via del periodo, quindi mascherine eccetera, tendono a seccarsi molto di più, quindi vado ad applicare molto di più i burro cacao e questo è buonissimo. Mi sono accorta praticamente il giorno dopo, quando sono andata a esportare il video dalla telecamera per poi montarlo, che la videocamera non mi aveva registrato una parte del video, quindi la registro ora. Allora, volevo parlarvi di un prodotto, poi in realtà ho deciso di inserirne altri due. È il balsamo, il latte districante con fico d'India del marchio Bios. Questo qua, pagato 11 euro in bioprofumeria, comunque di tutti i prodotti che vi mostro giù nell'info box trovate il link con inci, prezzo, dove prendere i prodotti, eccetera, come al solito. Allora, questo è un prodotto che per me è un po' perché la profumazione è molto gradevole, la confezione è comoda, anche se qua in cima si secca un po' il prodotto e si addensa, è una cosa che è un po' fastidiosa. Comunque, è un prodotto che non è confortevole da applicare sui capelli, praticamente è un balsamo che poi va risciacquato, ma è un po' viscoso, rimane un po' appiccicoso, quindi l'applicazione a me non piace, appunto non è confortevole, è comunque una crema più che un latte, è una cremina che diventa poi trasparente sui capelli. Mi piace perché rende i capelli veramente molto 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 morbidi. Questo sia il prodotto che veramente volete capelli morbidi, vi consiglio questo, perché come questo non ho mai provato altro. Potere districante medio, cioè buono, ma ho provato anche di meglio. Per quanto riguarda la morbidezza, un super top. Non appesantisce i capelli, non li va a sporcare. Però nì, perché nel senso sì, li rende morbidi, sì, ok, li districa, però l'applicazione veramente non mi piace, quindi per me è un nì. Poi ecco, pensando al prezzo per 200 ml, è vero che ne basta poco, però non è neanche così economico. Un prodotto che per me è un super sì ed è praticamente finito è questo dentifricio Dentodent. Io avevo provato quello Brilliant White, sono dentifrici che si acquistano al DM, costano 99 centesimi e sono 125 millilitri. Questo è quello alle erbe, mi è piaciuto molto di più rispetto all'altro. Come potere pulente siamo lì, cioè nel senso sono uguali, lavano bene i denti, lasciano l'alito fresco, eccetera, eccetera. Quindi un buon dentifricio entrambi, però di questo mi è piaciuto molto di più la profumazione. È una profumazione mentolata, ma non forte, una buonissima profumazione, mi è piaciuta molto. E quindi ecco, tra i due questo mi è piaciuto di più proprio per via della profumazione. Anche questa è una pasta bianca. A mia sorella questo non piace per niente perché ha detto che mentre lo usa gli vengono i brividi, non ho capito perché. A me piace un sacco. Per 99 centesimi si può fare. L'inci diciamo che è abbastanza buono, ha un propilene glicol in fondo all'inci, quasi agli ultimi posti, tipo al
penultimo posto, per il resto ogni buono. Ha appunto l'eucalipto, la menta, la salvia, mi sembra anche la camomilla, quindi insomma è un buon dentifricio per il prezzo che ha, ottimo, ottimo soprattutto se siamo una famiglia numerosa e quindi un dentifricio a 99 centesimi che costa appunto 99 centesimi da 125 millilitri fa comodo. Se siete da soli come ero io prima, un dentifricio del genere vi dura un sacco di tempo. Ultimo prodotto che volevo mostrarvi è questo sapone per le mani della Sien, quello London. Era un'edizione limitata che però ho visto da quando l'ho acquistato è uscito altre due volte, mi sembra. Quindi da quanto ho capito è sì una linea limitata, un'edizione limitata che però fanno uscire più volte durante l'anno. Ecco perché ve lo mostro. Allora, la profumazione. Ah, è una linea certificata Ecolabel, un inci molto breve, fatto bene. La profumazione non mi piace perché è una profumazione maschile, tipo una specie di Badedas, una roba del genere. Mi aspettavo una profumazione un po' più su fiori, perché qua ci sono appunto, c'è disegnato un fiorellino, mi aspettavo una profumazione un pochino più fiorita, però chi se ne frega. Pagato tipo 1,45 € per 500 ml, comunque è un buon sapone, lava bene le mani, non le va a seccare, è efficiente, efficace, più che efficiente, è efficace, però delicato, non secca le mani, buono, le mani comunque rimangono morbide, pulite, fa una bella schiuma. E niente, quindi questo ve lo consiglio. Magari ecco, vi consiglio un'altra profumazione. Speriamo che le altre due referenze abbiano una profumazione più buona, però a livello di sapone, di qualità del sapone, a me è piaciuto. Questi sono i miei top e i miei flop del periodo. Fatemi sapere se avete qualcosa da consigliarmi o se avete provato qualcuno di questi prodotti, come vi siete trovati. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!